Ciao, allora, innanzitutto scusatemi i capelli perché sapete quando li avete appena lavati e non sapete bene cosa fare e non hanno nessuna forma e beh, questa è la mia situazione in questo momento, quindi vi chiedo scusa. Allora, per questo trucco, questo trucco è un trucco che io avevo visto su un giornale, adesso vi faccio vedere la foto. Questo è un trucco della Shiseido. Ovviamente non ho usato nulla della Shiseido, anzi ho usato la palette con gli 88 colori shimmer. Comunque, vi faccio vedere. Il giallo oro, il nero che più che nero è verde, e lo potete vedere anche nella palettina, comunque è un verde scuro, infatti ho dovuto mischiare due colori. E poi c'è l'azzurro. Come vedete, mi è piaciuto moltissimo come metteva in risalto gli occhi della modella, gli occhi azzurri della modella, questi tre colori messi insieme con l'azzurro non sulla palpebra mobile ma sull'arcata sopraccigliare e il giallo, credo che davvero molto belli, per questo credo che sia un trucco bellissimo per le ragazze con... Ma come sono i miei capelli? Vabbè, lasciamo stare. Le ragazze con gli occhi azzurri. Sulle labbra lei ha un pesca matte, un pesca opaco. Io non ho trovato niente che mi piacesse e che somigliasse al colore che lei ha nella foto, quindi ho optato per un gloss, non shimmer, ma un gloss lucido. Come al solito, spero che vi piaccia e vediamo cosa ho combinato. Come primo colore applico questo qui, e lo vado ad applicare su tutta la palpebra mobile. Per il prossimo colore farò un mix perché non sono riuscita a trovare il colore esatto che cercavo, quindi prenderò un po' di verde e l'altro colore, il colore più scuro della palette. Quindi se volete potete mischiare i due colori, prendere un pochino del verde, un po' del nero e mischiarli insieme, oppure potete applicare prima il verde e sopra passare il nero. Vado a sfumare. Come azzurro uso questo qui. Guarda la mia mano. Ah, eccolo qui. Questo azzurro qui. Adesso vado a riprendere il giallo oro e lo applico sotto l'occhio. Per l'angolo interno vado a prendere questo, che è un color oro più chiaro rispetto a quello che ho appena applicato. E lo vado a mettere solo poco, davvero pochissimo, l'angolo interno. Mentre per l'angolo esterno vado a riprendere il nero e lo applico proprio sotto l'occhio, angolo esterno, e lo vado a sfumare verso metà occhio. All'interno dell'occhio applico la matita bianca. Mascara sia sopra che sotto. E ora dalle ciglia finte. E come vedete non ho applicato eyeliner, quindi dobbiamo
Essere sicuri che le ciglia vengano applicate il più vicino possibile all'attaccatura delle nostre ciglia naturali, in modo che sembrino appunto, non si veda molto lo stacco e che diano questo effetto naturale, che è un po' più difficile da creare appunto quando non si applica, l'eyeliner. Riempire le sopracciglia. Vicino all'angolo interno vado a picchiettare, ad applicare picchiettando pochissimo, pochissimo eyeliner. Allora, come lucida labbra ho applicato un lucida labbra della Estée Lauder che si chiama Peach Nectar. Invece come blush, questo è l'103 della Kiko. E questo è il look finale, come sempre. Spero che vi sia piaciuto. Ciao!